Coloro che si offrono di trasformare le cose che si mangiano in cose mangiabili, molto tempo i ristoratori, o trattori, o osti, o gestori di come si dice in inglese di bed and breakfast. Quando si dice bed and breakfast mi vengono in mente il pellegrino. Perché il turista, non dobbiamo dimenticarlo, è un pellegrino. Se pellegrino significa camminare per agros, per i campi, perché non c'erano strade per i sentieri, oggi il pellegrino è uno che cammina non solo nelle autostrade, col BMW, con l'Audi o con il Mercedes. Il pellegrino oggi è uno che cammina per le strade del mondo per conoscere nuove culture, nuove abitudini, modi diversi di mangiare. La provincia di Belluno, a mio parere, si è sempre sottovalutata. Per quale motivo? Primo motivo, era una provincia povera, l'immigrazione ha colpito duramente in questa provincia. E gli emigranti, come capita spesso, si vergognano delle loro origini. Cosa intendo dire con questo? Non che si inventa, che si vergognano dei loro armi, della stirpe da cui provengono. Si vergognano della loro cultura. Voi andate in un ristorante, qualsiasi della provincia di Belluno di un certo livello, e chiedete qual è la schizza. Vi sentite rispondere? Non c'è. Provate a chiedere un piatto di orzo bellunese in un ristorante di un certo livello e rispondono che non c'è. Se voi andate nella gronda lagunare di Venezia e chiedete l'orzo durante l'estate, vi rispondono che non va, che il turista associa l'orzo al concetto di cibo caldo di inverno. L'orzo in questa provincia ha dato origine a cose come questa, che siamo, la birreria. Perché non dobbiamo dimenticare che l'orzo bellunese è un orzo di altissima qualità, i fratelli Luciani ci hanno insegnato. L'orzo in questa provincia lo portarono poi i romani e siccome il frumento non maturava, il principale cereale era l'orzo. E siccome la popolazione era poca, l'orzo in sovrappiù veniva utilizzato per produrre dell'ottima birra, che poi venne manipolata successivamente. Ci fu la fortuna di una qualità di acqua molto grande, l'acqua che sgorga dalle loro vigne ricca di carbonato di calcio e dà una grande qualità alle birre prodotte da queste parti. L'orzo, la birra, i derivati del maiale, quando i bizantini percorrevano il viale per andare a Venezia e portare i tronchi, perché Venezia non dobbiamo dimenticare che è fondata sui legni bellunesi. Cosa mangiavano quando scendevano con le zattere? Mangiavano le pendole, mi pare che si dica così se mi ha detto bellunese. Sono pezzi di carne di maiale essiccata all'aria, che assomigliano tanto al prosciutto di Parma, il concetto di carne di maiale asciugata all'aria. Il burro della provincia di Belluno era il burro più costoso, più pregiato, che veniva consumato dall'aristocrazia veneziana. Il burro delle vette, da cui deriva lo schiz, Lo schiz era il prodotto collaterale di scarto del burro, che veniva portato a bordo dal ghiaccio lungo il fiume Piave, che all'epoca si chiamava la Piave, era femminile come tutti i fiumi, perché l'acqua è fonte di vita. E fu Gabriele D'Annunzio per formarlo in un'opera dell'Italia patriottica in il Piave, e la Piave diventò maschile, il Piave. Altre notizie, la provincia di Belluno è una provincia molto ricca culturalmente. Bene, bene. Ma è molto ricca culturalmente, non solo di cultura vera e propria, di letteratura, di arte. È ricca di rivoluzionari. Se andate al ponte di San Francisco, nella baia di San Francisco, lì, tra gli eroi della battaglia del generale Custer, c'è anche il bellunese. È un ponte bellunese anarchico. Il fagiolo venne diffuso in Italia per merito di un canonico di Belluno che fece i primi esperimenti nella piana di Castione e poi regalò ai parroci del sovrano Pino di Belmonte questa nuova cosa che arrivava dalle Americhe.
uomini del mondo. Noi conosciamo gli uomini di Spagna Unite, perché l'Italia è un vicino spagnolo. Altra dimensione della cultura peronese è la dimensione religiosa. Pensate alla divisione del territorio della provincia di Belluno in diocesi, le diocesi cristiane. C'è la diocesi di Belluno, a destra Piave, a sinistra Piave c'è ancora la diocesi di Vittorio Veneto. A Fonzato si mangia polenta e muscio, come si fa a Padova, per quale stessa ragione? Perché Fonzato è sotto la diocesi di Padova, e quando il vescovo, in occasione della festa della Madonna di Fonzato, fa visita alla chiesa canonica, la popolazione gli offre polenta e muscio per rendere quasi la cultura padovana. Vedete che la cultura, ciò che si mangia a tavola, è espressione di una cultura. Non andrete da nessuna parte se sarete solo preoccupati di vendere dei merci. Voi dovete imparare a vendere cultura, è così che questo consorzio avrà cultura, altrimenti a breve termine sarete destinati a fallire. Io vi auguro che riusciate a capire che dovete vendere non solo cose da mangiare, ma dovete vendere un'idea di una provincia. È composita, che ha tante dimensioni culturali, spirituali, artistiche, materiali, di sacrificio, di confronto con la natura, di lotta con la natura. Tanti auguri. Grazie. La nostra tavola, eh? Che tavola d'onore abbiamo avuto.